Nonna Isabel, mi puoi raccontare la storia quando tu eri piccola? Certo, principessa, ti racconterò una storia di quando io avevo 4 anni. Era l'anno 2020. All'improvviso, inaspettatamente, arrivò un bruttissimo virus che spaventò tutto il mondo. Questo virus era cattivissimo e faceva molta paura, però allo stesso tempo fece cose che mai nessuno aveva fatto. Vivevamo in un mondo pieno di caos, senza tempo, per niente e per nessuno. Sembrava incredibile, ma tutto il male che aveva causato il virus a noi è stata una salvezza per te e per la tua generazione, perché prima il pianeta era al collasso. In tanti pensavano è una semplice influenza, non dandogli importanza. Invece si rivelò una cosa molto pericolosa per la vita. Nonostante il periodo poco felice, l'umanità si unì senza distinzioni di popoli, di razze, di religioni e ci fece apprezzare e ricordare l'amore per gli anziani, facendo ritrovare alle famiglie il dialogo e il tempo per giocare con i bambini. Il virus insegnò a tutti che poveri, ricchi, adulti, bambini, eravamo tutti uguali, senza distinzione di ricchezze e di povertà. Molti paesi furono attaccati da questo nemico invisibile, ma in tutto il mondo scoprimmo che i veri eroi erano i medici e gli infermieri. Il mondo intero si fermò. Le macchine, aerei, treni, navi, fabbriche. Le città diventarono deserte. Si fermò il disboscamento nei boschi, l'inquinamento del mare, perché il progresso ci aveva portato ad avere boschi privi di alberi e il mare inquinato. Le coltivazioni andarono perse, le persone rimasero senza lavoro, molte persone persero i propri cari. Fu un grande sacrificio per un nuovo inizio e si resero conto che era meglio investire per la vita e non per le armi. Mentre la gente si proteggeva nelle case, gli animali recuperavano i propri spazi. Nei mari ricomparvero i delfini, nei boschi ritornarono le volpi e ci fu la rinascita delle specie in estinzione, come il leopardo grigio. In quel periodo si pensava a sopravvivere e non al denaro. Grazie alla tecnologia siamo riusciti a rimanere in contatto con le famiglie, con gli amici, il lavoro e con tutto il resto del mondo. Alle 6, tutti i giorni, in tutto il mondo, si cantava dai balconi, ognuno cantava il proprio inno. Mi ricordo che chiusero le scuole, ma la mia mamma fu la migliore maestra e che la mia casa era il posto più bello per essere felice e per giocare con il mio papà. Infine, l'umanità sconfisse questo brutto male, ma non ci sarebbe riuscito senza l'aiuto e l'amore di Gesù.